importantissimo per noi, questa nuova sede ricavata da un ex albergo, e quindi con l'unione delle ACLI, con il circolo ACLI e l'associazione, il borgo, di fare questa nuova avventura, diciamo, chiamiamola anche avventura. Infatti è la volontà di creare spazi dove condividere la propria crescita sociale, la vita che intrecci con gli amici, con i paesani, l'amore per il tuo paese, e questo è il borgo che ha sempre portato avanti questo principio. Quindi oggi è un giorno importantissimo per noi. Certamente in questo momento, con le crisi che abbiamo delle comunità, noi vogliamo ritrovare una comunità con l'ACLI, come ci ha detto nell'ottantesimo delle ACLI il suo santità Bergoglio nell'udienza, e che ha detto che siamo artigiani della socialità. Quindi cercare nel paese di unire, di portare, come dicevo prima, un dialogo tra la gente, che questo diventa importante, incontrarci nel sociale, questo è molto importante. E quindi anche la gente di ritrovarsi, di avere un luogo in cui, cioè, quello che voglio dire, non vogliamo un paese dormitorio, ecco, tutto qua. Oggi è aperta a tutti, tutti quanti, tutta la popolazione. Ricordo che il borgo ha 140 tesserati, ma di tutta Italia e anche qualcuno dell'estero. Grazie innanzitutto, se non c'avevo un direttivo coeso non potevo assolutissimamente farlo. Chi devo ringraziare è certo Don Umberto Elonori, che è il padrone di casa, che è della parrocchia, tutta questa struttura. E il signor sindaco di Pietritoli, che stasera sarà qua, e anche Rocco Savron, il commissario delle ACLI di Fermo, in cui dà lo spirito di continuare in questa iniziativa, in questa opera futura. Dio, Padre di bontà, che ha reso ogni uomo responsabile del suo prossimo, perché il fratello aiuti il fratello, manifesti la sua benevolenza a quanti entreranno in questo luogo. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi, su questo luogo, e con tutti noi resti per sempre. Amen. Vicepresidente, che è qui con me, Alessia Marinelli, ai componenti del consiglio direttivo, ai soci dell'associazione Il Borgo di Pietritoli. Carissimi tutti, ho sempre creduto nel volontariato e continuo a crederci, poiché donare gratuitamente il proprio tempo per dare a persone sia la cosa più nobile che una persona possa fare. Fin dalla mia nomina mi sono impegnato assiduamente per far crescere questa nuova associazione culturale, il Borgo, composta di tante persone per bene e volenterose. Non è facile trovarmi in questa situazione, mio malgrado, a rassegnare le dimissioni come presidente dell'associazione culturale il Borgo. Questi 6 anni di attività sono stati intensi e pieni di soddisfazioni e traguardi raggiunti.
grazie all'impegno infaticabile di alcuni membri del direttivo che come me hanno creduto nella cultura e nello sviluppo di essa nella popolazione. Non faccio nomi, ma uno, permettetemi di farlo, Alessia Marinelli, che vedo la mia successione. Ha lavorato sempre con rilievo e intelligenza. Comunque la decisione del direttivo è sovrana. Il direttivo vi ringrazio di cuore, che come me ha creduto in questa associazione, che con passione e dedizione hanno dato il loro tempo, il loro contributo all'attività svolte. Sono davvero orgoglioso di essere stato presidente di questa associazione. Continuerò ad amministrare il consiglio direttivo fino alla nomina del nuovo presidente. Grazie di cuore a tutti voi e ringrazio tutta la popolazione di Petritoli perché mi ha stimato e voluto bene. Grazie di cuore. Adesso passo la parola al presidente, due parole e poi al sindaco. Allora, io accetto con piacere la carica, soprattutto per il rapporto che ho creato con il gruppo del direttivo. Ho profonda stima di Oriano e penso che riusciremo a fare delle belle cose per il futuro. Quindi, se il direttivo sarà d'accordo, io sono pronta. Grazie. Essere qui oggi in questo particolare momento, un momento di festa per l'associazione, è un piacere perché comunque finalmente vedete realizzata un vostro obiettivo, ovvero quello di avere una sede tutta vostra. E permettetemi, è stata un'emozione rientrare qui dentro dopo anni. Questo è un luogo che per noi tutti peritoresi, io magari ero un po' più piccino, però comunque è un altro di quei luoghi dal grande significato. Quindi ecco, è stata un grande emozione rivedere questi luoghi, è stata una grande emozione, sicuramente sarà un'emozione riviverli questi luoghi, perché penso che sicuramente sarà un luogo dove, anche per il fatto che questa sede sarà anche sede di patronato delle Acri. Quindi sarà un modo dove si incontrerà, sarà un luogo dove si incontreranno le persone per, chiaramente, per consulenza, per tutta quella che è la consulenza fiscale, per tutto quella che è il grande lavoro che fa le Acri. Io ho il piacere da qualche anno di conoscere in prima persona il lavoro che fanno le Acri, perché sono spesso ospite delle giornate organizzate dalle Acri. Quindi questa sede avrà un compito importante, ovvero quello, come ho detto prima, di far incontrare le persone, quello di dare loro una consulenza, quello di dare loro soltanto un punto per incontrarsi e per scambiarsi le idee. Perché questo ha fatto il borgo tale tante cose in questi anni. Io vedo i manifesti che sono qui, ne vedo diversi, stanno un po' a significare quello che è le attività sempre nel segno della cultura, dell'aggregazione, del sociale, quelli che sono i compiti del borgo, una realtà che io ho visto nascere nei primi anni da sindaco, una realtà che comunque anno dopo anno si è venuta sempre più strutturando. Il merito di questo chiaramente va ad Oriano, una persona che è stata sempre collaborativa, una persona che ha visto sempre in Petritoli un luogo da valorizzare. Perché? Perché questo paese, questo nostro paese lo merita. E buon lavoro a tutti. Grazie. Cosa sono le Acri? Non lo definisco io, non lo definisce la sede centrale, ma lo definiscono i soci di ogni singolo circolo. E guardate, oggi purtroppo, anche solo raffrontandoci al 1997, quando io ho iniziato a occuparmi di tutto ciò, fare associazione non è così semplice. Nel 1945, quando nascono le Acri, era un po' più semplice, via via si è complicato. Quindi questo per richiamare ancora di più a ringraziare tutti coloro i quali si spendono nel loro tempo libero, nel loro tempo possibile per fare associazione, per fare sociale nelle nostre realtà.
quello che è la sfida che viene lasciata al Circolo Archimpetito insieme all'Associazione del Borgo è proprio quello di riuscire a creare luoghi come questo, spazi e momenti perché si possa condividere, co-costruire e collaborare. Spero e auguro naturalmente ad Alessia un augurio di buon lavoro, di trovare anche quelle soddisfazioni che devono esserci nel fare associazionismo, se no smetteremo tutti molto presto di farlo proprio perché è il nostro tempo libero, e di trovare con noi, con Oriano in primis, ma con tutte le acche di Fermo, e ringrazio naturalmente tutti voi per l'aiuto che vorrete dare a loro, perché loro da soli non possono fare nulla. Grazie. Io sono qui in qualità di presidente del Circolo Carboni di Fermo. Da 40 anni sto nelle acque e ho questa malattia. Quando si crea un luogo dove poter creare un circolo, io corro e vado a cercare la persona giusta. Qualche volta ci indovino, qualche volta sbaglio. Questa volta penso di aver indovinato con Oriano, il quale un paio d'anni fa ha cominciato questo percorso e ci siamo sentiti tante volte e ci ha portato a questo che vedete questa sera. E non pensate che sia facile, non è facile. E io spingo sempre questi momenti, questi luoghi, perché sono convinto che sono ancora di moda. Comunque, se il circolo va avanti, vedo qui tanti diversi giovani, diverse ragazze, e quando ci sono i giovani c'è speranza che l'associazione vada avanti. Speriamo che il circolo vada avanti e quando hai finito con gli interventi diamo il premio a Zenobri. Per la sua vocazione umana ed eccezionale senso di abnegazione manifestate costantemente alla guida della stazione dei carabinieri di Petritoli, per l'impareggiabile professionalità e la passione profusa negli anni, contribuendo allo sviluppo e alla sicurezza della comunità, diventando un solido punto di riferimento sia come concittadino che come umile servitore dello Stato. Le Acri sono riconoscenti al comandante Zenobio Pio Quarta. Sì, beh, stando oltre 30 anni a comandare la stazione Carabinieri Petritoli, penso che tutto questo tempo è dovuto al fatto di aver fatto bene, bene a questa collettività che se lo merita perché, come ho detto prima, è tutta gente laboriosa, amante del lavoro e della famiglia, che hanno contribuito a valorizzare questo territorio. E certo, non è Petritoli paragonato ad altre realtà che non sta a me giudicare, però la realtà è quella che se uno vive nel territorio dove opera già ha una conoscenza di tutto quello che avviene davanti alla tua caserma Carabinieri. Il mio futuro è quello prima di tutto di vivere con la mia nipotina nata lo scorso 18 giugno, che è stato il regalo più bello dopo la pensione, per cui adesso contribuisco a stare un po' con la famiglia, che chiaramente hanno bisogno anche loro in questo momento di stare vicino a me. Voglio mettervi in guardia di una cosa. Oggi si parla tanto del centro e periferia. I piccoli borghi a volte hanno questa sensazione che sono periferie, di cui la provincia non si interessa, quello non si interessa, quell'altro non si interessa, ma insomma una sorta di ansia delle periferie. Guardate che essere qui è un segno che noi stessi possiamo trasformare le periferie in centro. Buon lavoro a tutti e speriamo di vederci da voi. Beh, questo è un edificio storico, una volta qui c'era il cinema Astra. Bene oggi che questa inaugurazione, sono veramente felice che il borgo e le Acli abbiano scelto questo edificio, perché comunque riprende vitalità un luogo storico appunto di questo paese. E poi vabbè,
è un ulteriore servizio che è all'interno del nostro territorio, un servizio che fanno le ACLI, assistenza fiscale, un servizio anche sociale, quindi ben venga questa nuova sede, ben venga questo nuovo circolo, e è quello che mancava per Rituli e adesso abbiamo anche questo. Il borgo è di diversi anni che opera nel territorio comunale, il borgo è una bella realtà, il borgo ha molti iscritti, il borgo opera prettamente nel campo della cultura e del sociale, ha organizzato in questi anni dei begli eventi, sempre in collaborazione col comune. Ma il circolo è un momento importante, il circolo è un luogo dove riunirsi e parlare, scambiarsi parole fra di loro. Oggi con l'intervento dei social e con l'intervento dell'intelligenza artificiale c'è più bisogno che mai di un posto dove riunirsi e chiudere il telefono e parlare fra di noi, scambiarsi le idee ed esaminare i vari eventi che succedono nella società attuale. Purtroppo prima eravamo sotto la dittatura del re e poi del dittatore, oggi siamo sulla dittatura dei social, viviamo e siamo succubi dei mezzi di comunicazione che non solo ci guidano nel vestire e nel mangiare, ma vogliono appropriarsi pure del nostro pensiero. E questo è un problema molto serio e l'unico mezzo, l'unico momento in cui possiamo difenderci è parlare fra di noi, chiudere i mezzi di comunicazione e parlare fra di noi. E questo è il valore del circolo. L'auspicio è che le ACLI di Fermo tornano ad essere autonome. Ha avuto un momento di sbandamento qualche anno fa, ma il commissario ha rimesso a posto il comitato provinciale. Il 20 di ottobre faremo il congresso e da lì ripartirà l'autonomia del Fermaro e quell'autonomia che io ho costruito negli anni 2000. È qualche anno che abbiamo provato un po' questa nuova sfida con Oriano Gianferro di aprire il circolo ACLI anche qui a Petritoli. Noi siamo forse più presenti nei piccoli circoli, nei piccoli comuni che nelle grandi realtà urbane, perché serve di più la nostra funzione in questi luoghi. Quella che è un po' la sfida che abbiamo voluto cogliere è quella di non rimarcare le diversità, non andare a spaccare un territorio. Petritoli è già una realtà molto ricca di realtà associative, organizzate e quant'altro. Quello che vorremmo fare con il Circolo A, che insieme all'Associazione del Borgo, è quella di riuscire a tenere un po' insieme queste diversità per riuscire a dare un po' più di peso all'azione sociale che all'interno di questi comuni sta diventando ogni giorno più necessaria. E quello che cerchiamo di fare noi è nella nostra pluralità, le ACLI. Perché? Perché dentro le ACLI c'è un po' di tutto, c'è l'aspetto sociale, che è quello associativo, quello di stare insieme, quello di far sì che il televisore non sia l'unico strumento col quale ci interfacciamo col mondo, cioè ancora vivere dei luoghi come questo che possano tenere insieme le persone. Le persone sono giovani, le persone sono anziane, le persone sono persone, quindi vanno accolte nella complessità della loro vita. A fianco di questo noi svolgiamo anche le azioni di servizi, quindi il tentativo di rendere quella parte burocratica pesante, di allontanamento a volte dallo Stato, cerchiamo di renderla più sopportabile, più fruibile, e quindi stiamo anche pensando come arrivare qui a Petritoli con i nostri servizi di patronato di CAF, proprio per aiutare la cittadinanza a una vicinanza rispetto a delle beghe che sono quelle dovute dallo Stato ma necessarie, e quindi rendere più fruibile tutti i diritti. Con Oriano abbiamo instaurato subito un rapporto di fiducia e abbiamo creato il Foglio Notizie, che è il nostro giornale bimensile. Sono cresciuta con loro, Oriano mi ha spiegato e ha condiviso con me tutta la sua parte lavorativa del passato, e sono entrata da un paio di anni nel consiglio d'amministrazione come vicepresidente e da oggi come presidente. Gli anni sono stati ricchi di progetti. Il più importante per noi è stato a marzo al Teatro dell'Aquila, dove la nostra associazione si è esibita con uno spettacolo teatrale, e per me quello è stato molto gratificante perché ho organizzato tutta la parte dietro amministrativa, quindi è stato il mio primo lavoro, diciamo, individuale.
Da oggi, sempre con Oriano e tutto il team, cercheremo già da quest'anno di organizzare delle gite culturali, probabilmente verso Pesaro, che è quest'anno capitale della cultura, e anche per gli anni prossimi, finché sarò presidente, cercheremo di organizzare delle belle cose, convegni, tutto quello che abbiamo organizzato in passato, simposio, indirizzare i giovani verso noi, tutta la parte degli anziani e tutto quello che comunque vive la piccola comunità che è Petritoli. Io sono di Fermo, ma è tutto quello che è la zona.